Ciao a tutti, io sono Alex, benvenuti sul mio canale Brain e benvenuti a questo mio tutorial su Meta Salute. Ne ho già portato qualcuno su come richiedere rimborso degli occhiali da vista, come li vedete li sto portando, e altri tutorial su come funziona Meta Salute. Oggi vi porto un'altra guida, che guida come richiedere rimborso dei ticket che vengono pagati, non so, tipo al pronto soccorso. Chi ben lo sa e mi segue da un po' di tempo. A settembre mi sono rotto il braccio destro, ho fatto la frattura del capitello radiale e ho dovuto pagare due ticket, uno per la radiografia e uno per la rimozione del gesso. Io adesso volevo fare rimborso dei due ticket per un totale di circa 50 euro. E come si fa? Adesso vi faccio vedere tutti i passaggi che dovete fare sull'applicazione di Meta Salute per richiedere il rimborso del ticket di prestazione sanitaria. Allora, per prima cosa prendiamo mano il telefono e apriamo l'applicazione di Meta Salute. Allora, a me mi si sblocca con Face ID. Una cosa, in descrizione troverete il link per il download dell'applicazione sia per sistemi operativi iOS che sia per sistemi operativi Android. Quindi, se non ci avete installata l'applicazione, la potete installare. Però una cosa, per usufruire di Meta Salute è la vostra azienda che vi fa un piano sanitario. Io fortunatamente dove lavoro ho un piano sanitario molto grosso e mi copre tantissime prestazioni sanitarie. Allora, per fare il rimborso è molto molto semplice, sono 4-5 passaggi da fare. Per prima cosa facciamo un tap su richiesta rimborsi. In automatico ci sono i beneficiari selezionati, voi non vedete il nome, ci sono io e mia figlia. Io vado a selezionare io perché la prestazione l'ho eseguita io. Poi la diagnosi. Ora andiamo a selezionare la diagnosi che la troviamo sui documenti che vi lascio il pronto soccorso. La mia diagnosi è frattura composta del capitello radiale, quindi andiamo a scriverlo. Allora, frattura composta del capitello radiale. Poi, prestazione. Allora, le prestazioni io ne ho avute due, quindi adesso iniziamo a fare la prima prestazione e poi faremo la seconda prestazione. Allora, la prima prestazione è la radiografia di gomito avambraccio, l'ho pagata a 16,80 euro. Quindi, come facciamo? Andiamo a cercare esami diagnostici, perché la radiografia è un esame diagnostico, quindi lo selezioniamo. In automatico ci chiede la prescrizione medica. E il ticket che abbiamo pagato, la prescrizione medica, io mi sono fatto le fotocopie perché il pronto soccorso se le tenute, sono queste. Vado a fare la fotografia della prestazione medica, clicchiamo, scatta una foto, cerchiamo di farla stare il più possibile all'interno, vediamo se facendola in orizzontale si vede meglio, sì, quindi ci spostiamo, gli scattiamo una bella fotografia. Poi vediamo se ha preso tutto. Ok, usa foto. Lui in automatico mi salva questa foto dove c'è prestazione medica. E poi dobbiamo fare la foto del ticket. Ticket che ho pagato della prestazione medica è questa. Spostiamo quello della carta di credito che non gli interessa, a Meta Salute. Spostiamo questo foglio, prendiamo la fattura che ho pagato, facciamo. Scatta foto ancora, molto semplice. Scattiamo. Usa foto. Ok, adesso i documenti che dovevamo inserire della prima prestazione l'abbiamo fatto. Facciamo prosegui. Qui mi dice data fattura, quindi dobbiamo inserire altri dati. Allora, selezioniamo data fattura. La data della fattura è stata data erogazione il 16 ottobre, no scusate, 16 settembre. 16 settembre, numero fattura. Numero fattura lo troviamo, voi non lo vedete, caspita, però comunque nella fattura del ticket che ho pagato in alto a sinistra c'è scritto ricevuta, numero e mettiamo quel numero lì che è il numero della fattura. Vediamo, ok. Allora inseriamo il numero della fattura, 9. 330, poi struttura dove ho eseguito la prestazione medica, azienda socio-sanitaria territoriale ASST di Monza, quindi monoparentesi, scusate se sto in silenzio ma sto scrivendo,
e se scrivo e parlo faccio disastri. Poi spazio di Monza. Poi vuole il codice fiscale o la partita IVA. Partita IVA e codice fiscale dell'ente è 09, anche questo se lo sapete non succede niente perché comunque è dell'ospedale, 42 90 967. Importo della fattura. L'importo della fattura è di 16,80 €. Scusate, ho sbagliato, ho scritto 18. 16,80. Imposta di bollo, mettiamo 0 perché non l'ho pagata. Non c'era l'imposta di bollo. Facciamo prosegui. E allora non ti metto niente. Facciamo non va messo niente. Ok. Verifica tutti i dati prima di effettuare l'invio della pratica, quindi il mio nome, fattura composta del capitello radiale, esami diagnostici, numero documenti 2 allegati, fattura in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali necessarie per il proseguimento della finalità da indicare alla sezione 8. Presto il consenso, invia. Andiamo, sta caricando come vedete a schermo. Ok, dettaglio pratica, in lavorazione, numero della mia pratica, potrai seguire l'avanzamento della richiesta nella sezione le mie pratiche, alta diagnostica in TK e non c'è ancora scritto liquidato, quindi io tra un paio di giorni, tre giorni, potrò verificare se mi hanno rimborsato questi 16,80 €. Il mio tutorial su come richiedere il rimborso di un ticket pagato al pronto soccorso per la radiografia del braccio rotto, vi ho fatto vedere tutti i passaggi e i documenti che dovete inserire nell'applicazione per ottenere il rimborso. Poi dopo 2-3 giorni vi arriva l'esito se è positivo o negativo, se effettuano il rimborso o no, e poi in base a quello che avete messo all'interno dell'applicazione, tipo se volete il rimborso su un conto corrente avete dovuto mettere il vostro IBAN del vostro conto corrente, in automatico vi rifanno il rimborso sul vostro conto corrente. Allora, il mio video tutorial su come chiedere il rimborso del ticket eseguito a pronto soccorso è terminato. Se avete qualche domanda o qualche dubbio su questo tutorial o qualche difficoltà nel farlo voi, fatemelo sapere nei commenti, che se io posso vi aiuto e vi do qualche dritta. Detto questo, se non ti sei ancora iscritto al mio canale, qua in basso c'è il tastino in rosso, cliccaci sopra, vedrai che diventa grigio, vuol dire che ti sei iscritto e non perderai tutte le mie pubblicazioni che usciranno prossimamente sul mio canale. Io, come sempre, vi ringrazio, vi saluto che continuate a seguirmi e ci vediamo con le mie prossime pubblicazioni. Ciao!